Allora ci ritroviamo di nuovo con Domenico Collu e parliamo di stagione nuova 2022-2023 perché quella precedente a livello femminile l'abbiamo già analizzata qualche tempo fa, è arrivata la tua conferma come allenatore, era una cosa logica prevista e adesso c'è da costruire la prossima squadra, lo stai già facendo mi sembra. Quest'oggi ci sono tipo uno stage che stai facendo con alcune ragazze che stai provando, ma è chiaro che comunque bisogna mettere la firma, altrimenti parliamo di poco e niente, no? Allora sì, intanto buonasera a tutti. La prima cosa che volevo fare era quella di ringraziare la società per la fiducia che mi ha dato ancora ad allenare questa squadra. Questo è un progetto, come ben sai, che è partito l'anno scorso, all'ultimo momento, giusto per partire, per vedere un attimino se riuscivamo a creare qualcosa di concreto. Quest'anno vogliamo ripartire con quanto di buono comunque è uscito dallo scorso anno, perché le ragazze, comunque, il gruppo storico che è partito l'anno scorso è stata riconfermata in blocco e si sono fatte riconfermare in blocco perché il loro entusiasmo è continuato anche quest'anno. Stiamo cercando di inserire qualche ragazza nuova, abbiamo già fatto alcuni stage, adesso in questo momento ne stiamo facendo un altro. E vediamo un attimino di inserire delle ragazze nuove per cercare di fare meglio dello scorso anno. Step in step dobbiamo comunque migliorare e dobbiamo cercare di raggiungere una nostra dimensione. Quindi hai già individuato alcune ragazze che puoi inserire oppure ancora devi cercare appunto di convincere per poter firmare per questa stagione che sta arrivando? No, diciamo che due o tre già sono, diciamo, fanno parte della squadra, a breve ci saranno gli annunci e le Delle firme. presentazioni. Diciamo tre ragazze nuove sono state prese. Adesso stiamo vedendo un attimino con questi stage, c'è la società che sta lavorando dietro le quinte per cercare di allestire quantomeno un roster abbastanza competitivo per far bene il prossimo anno. A livello di squadre limitrofe c'è possibilità, io parlo della Virtus Fondi che gioca in Serie C a Fondi, la Vis Fondi che è in Serie A e squadre vicino qui Gaeta, riesci a trovare qualche elemento che possa essere utile per la tua causa? Guarda, sicuramente sia con la Vis che con la Virtus siamo società amiche, c'è cioè massimo rispetto tra di noi e se ci dovesse essere qualche occasione cercheremo di portarla a termine. Su questo non ci sono dubbi, c'è cioè grande anzi, ci sono anche in mente delle amichevoli da fare con queste società. Poi ci sono altre che magari non fa piacere avere questo tipo di rapporto. Ognuno sceglie la strada che vuole. Certo. A livello hai parlato di roster competitivo, quindi numericamente a quando vuoi arrivare, insomma? Guarda, per me una rosa ideale per fare un campionato almeno competitivo dovrebbe essere dalle 14 alle 15 unità giocatrici. E penso che dovremmo e potremmo arrivarci tranquillamente, soprattutto dopo aver riconfermato in blocco, diciamo, le ragazze che hanno fatto parte di questa società lo scorso anno, che ne voglio anche approfittare per ringraziarle l'uno ad uno per quanto fatto l'anno scorso e per l'entusiasmo che stanno dimostrando giorno dopo giorno nel voler iniziare subito a fare la preparazione. Mi premono tantissimo per iniziare il prima possibile. Certo, anche perché, ripeto, essendo una rosa che è comunque partita da zero, ragazze che alcune conosco, che comunque è la prima volta che fanno calcio a 5, ci vuole chiaramente un po' di tempo per acquisire i dettami tattici del calcio a 5 e quindi un altro anno in più insieme sicuramente è un altro passo, grosso passo in avanti, no? Ma sì, ma io l'ho sempre pensato in questo modo, ci vuole sempre un gruppo storico che va avanti negli anni e anno dopo anno magari inserire qualche pedina in più per cercare di fare quel salto di qualità, ma se non si lavora con un gruppo storico ogni anno bisogna sempre cambiare tutte le giocatrici, ma non si va avanti, non si va da nessuna parte, poi bisogna dare il tempo ai giocatori, alle giocatrici in questo caso, di crescere, di assimilare bene quelli che sono i concetti fondamentali di questo sport. A livello di Importante. campionato, quando si parte? Credo a novembre, giusto? No, dovrebbe partire, se non erro, se non erro, il 14 ottobre dovrebbe partire il campionato.
E quindi sempre legato, che tu sappia, sempre legato alla zona di Roma, oppure ci sono più Ma squadre che si sono no, iscritte? quasi, quasi sicuramente non siamo ancora a conoscenza di quelli che possono essere i gironi, sappiamo solo le date, ancora devono uscire. Ma quasi sicuramente, se non dovesse uscire qualche nuova squadra qui sul Latina o nel Frosinate, ma quasi sicuramente sarà come l'anno scorso, il girone su Roma. Le Quindi la spacchinate come sempre, spacchinate insomma. come sempre. Come sempre. Niente, allora dobbiamo aspettare allora i prossimi annunci ufficiali che ci Sì, io darai. penso che già dalla prossima settimana ci saranno, ripeto, quegli annunci di due o tre giocatrici che sicuramente abbiamo preso. E poi vedremo più avanti se riusciamo a metterci pure la ciliegina sulla torta e C'è trovare ancora tempo qualcosa. per Sì, abbiamo ancora tempo, sì, ufficialmente tranquillamente. la preparazione quando partirà? Allora, noi dovremmo iniziare verso la fine di agosto, tra il 29 e i primi di settembre. Abbiamo in mente di fare un mese di 4 settimane di lavoro, proprio perché l'anno scorso non abbiamo fatto preparazione, avevamo intenzione di farla poi alla sosta invernale di dicembre, ma purtroppo il Covid ci ha bloccato. E si è visto tutta l'anno scorso che non si può giocare senza una preparazione. Abbiamo deciso di fare queste 4 settimane e inserire qualche amichevole con qualche squadra sicuramente di livello superiore a noi, perché voglio vedere un attimino poi la crescita di queste ragazze. E niente, poi per i primi di ottobre inizieremo con 2 allenamenti a settimana, il lunedì e il mercoledì. E poi Giustani, in queste settimane di agosto ancora proverai a fare altri stage per ragazzi che Sì, sì, vorranno sì, sì. venire a provare, Noi insomma. continueremo anche durante tutto il mese di agosto ad organizzare questi stage per vedere se c'è qualche ragazza che può fare a casa nostra, I sia come giorni volontà. per il stage sono stabiliti oppure in base alle richieste che ti arrivano a livello di ragazzi che vogliono provare, insomma. No, adesso vediamo un attimino quelle che sono anche le disponibilità delle nostre, perché comunque sia per noi questo è un periodo un po' particolare, essendo un posto di mare le ragazze sono quasi tutte al lavoro, tant'è vero oggi sono 10 contate, ma dovevano essere 15-16, ma ci sono dei forfè perché molte lavorano lavoro stagionale, lavorano bar, pizzerie, ristoranti, allora bisogna trovare poi giorni particolari che sono un attimino più libere. D'accordo, mi sembra che abbiamo detto tutto. Appuntamento alla prossima. Speriamo, insomma, che si riesca a fare una squadra competitiva. Lo spero, grazie.